Questo video è stato realizzato nell'ambito del progetto Compostiamoci Bene, una campagna ideata e realizzata da Eticare per promuovere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti organici e il compostaggio domestico. La campagna prevede diverse attività informative e comprende anche un percorso didattico. Il video è stato girato durante una delle lezioni del percorso a scuola di compost, curato dagli educatori Barbara Pedini e Michele Romani. Tutte le informazioni sulla campagna e sul percorso didattico si trovano sul sito www.compostiamocibene.it. Io comunque dell'altra volta mi ero presa gli appunti perché avevamo fatto l'elenco di quello che andava e di quello che non andava nella compostiera. Vi ricordate? Dico due cose al volo. Carta. No, sì, no, poco. Bravi. Carta di rivista plastificata. No, perché c'è la plastica. Scarti delle pulizie dei vegetali, avanzi di cucina, sì, cucina. sì, farmaci scaduti. No. Dove ci devo mettere? I rametti. Poi le foglie secche, poi Allora, parto dai rametti. In questo caso li metto interi, perché tanto la compostiera grande, quindi li metto giù. Poi faccio un attimo una pausa. E certo, dove dovevano cadere? Faccio un attimo una pausa, perché non ho fatto di lenta, tenete un attimo pazienza. Qualcuno gradisce un pezzo di rametto? No, è sbagliato. Io! Ce le posso mettere quindi dentro la compostiera? No, devo ancora andare. No, devo prendere un po' di foglie. Un po' di foglie secche. In questo caso la compostiera è più grande, ha più tempo. Posso mettere anche più grandi. Scusate, ma avevo una tasca. Io ce l'avevo tre. La plastica faceva la... Se c'è piano di finirla, per poi la bocca. La schiaccio? Perché la schiaccio? Nella compostiera, posso? No! Se c'è un'altra cosa.
bisognerà anche che do altri cibo, a questi animaletti. Sì. E dunque, cosa fanno gli Onisco i porcellini di Sant'Antonio? No. Gli Onisco i porcellini di Sant'Antonio? Sì. Spezzettano le verdure perché sono vegetariani. Ogni tanto si mangiano anche tra di loro quando scarseggia cibo. Per evitarlo io gli do altro cibo da mangiare. E quando crescono cambiano lo scheletro esterno che hanno, perché stanno stretti nello scheletro esterno. Lo cambiano, se ne tolgono mezzo, se lo mangiano e se ne ricostruiscono uno più grande. Si mangiano lo scheletro. Sì, quello esterno. Si mangiano. Il guscio. E sono i bracci. Certo. Così hanno forza che le per fare le ruote. Metto altre foglie secche. Certo, non ci posso mangiare. Senti quella. Come se ci fosse delle lamette che stanno lavorando. Ma di sopra, ti confermiamo.
anche. No, la busta di plastica no! Beh, la busta, il sacchetto compostabile si può, no? No, 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 la plastica. La plastica no, me l'avevate detto. Anche perché in ogni sacchetto devo vedere se c'è scritto compostabile. È vero, perché c'è scritto alcune volte. Quando c'è scritto si può, in questo? No, 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 ma le va bene nel comune. È vero. Esatto, quindi si possono. No, no, non si può la plastica. La plastica non la vuole. La bomba. La bomba. Metto qualche altra verdurina. Le verdure sì. Le verdure posso. Anzi, devono stare in una quantità. Io. Ma non è vero,
non era invece io voglio animali piacevoli. Si stacca, così non si può, c'è la mia canta, non c'è la
forse cuccionieri, o forse sono fiori, forse sono galline chiuse strette in una sacca, forse, forse, forse. Qualcuno della compostiera ci può buttare anche gli escrementi del cane o del gatto. Coperta di terra in modo da non far sentire gli odori, se no arrivano le mosche e i topi. Se io ho una compostiera come questa che lavora bene e arriva a 60 gradi e rimane a 60 gradi per diverso tempo, sterilizza
igienizza, pulisce, uccide i microbi. Quindi il terriccio che esce è un terriccio che posso toccare. E non ci sono gli alberi nella carica. E che ha anche un odore di sottobosco. Perché anche se tocchi tipo le temeri di qualche animale, cioè, le sono infettate, insomma. Quindi in questo terriccio invece è pulito e voi lo dovete ottenere così tra un paio di mesi. Quindi qua al mattino. Con i bastoncini, questi naturalmente poi andranno tolti, magari con un passino, e la terra che si ottiene è una terra che si può anche vendere, da quanto concimate di valore. Questa che sì, perché è molto fertile. L'ultimo animale da mostrarvi, che forse merita un applauso, è l'animale Homo sapiens. Homo sapiens! Sapiens sapiens! Michele! Ah, i miei colleghi attori! Adesso il problema sarà come uscire! A meno che non ve lo lasciamo qui, eh! Vago qua! Sì! E l'ombrico, Max! Come sei andato? Grazie, grazie di tutto! Solo per dirvi gli animaletti, un semplice dito di un guanto che ho tagliato, ho messo come antennine, diciamo, quelli per chiudere i sacchetti per congelare gli alimenti. Vi ricordate il primo incontro avevamo detto che si potevano riutilizzare gli oggetti? Esatto, del riuso, questi qui sono. Adesso non è che sono un grande artista e ha usato i guanti da cucina e gli era quella cos'è? Questo è semplice, un semplice pezzo di gomma piuma che ho tagliato, adesso ormai si sta anche un pochino scolorendo e anche qui per guidarlo ho messo un dito di un guanto in maniera qua in modo che si muoveva su una superficie diciamo. E questo qui è semplicemente un calzino che ho fatto tagliare da mia mamma, ho fatto cucire e poi l'ho indossato nel mio braccio, vi sarete accorti perché si vedeva ancora la mano, l'ho messo di dorso per far sembrare la faccia più liscia possibile perché dall'altro lato avrei faticato un po' di più, faticavo un po' a farlo muovere in questa maniera qui. E poi si vedeva quando va di qua, di qua era più semplice, però il viso veniva tutto gruccia, esatto, quindi non è molto bello. Questo per dirvi che voi che avete molta più creatività di me, con gli oggetti che si buttano via, un vecchio calzino, un pezzo di stoffa, ma un guanto, eccetera, potete costruirvi dei personaggi, potete fare del teatro anche voi, che è una cosa bellissima. Il cappello con la gomma piuma. La gomma piuma, lo dicevo stamattina, io non sono un grande artista nelle realizzazioni pratiche, però la gomma piuma si utilizza, a Fano tra l'altro ci sono delle scuole di maestri di gomma piuma che sanno fare registri di carnevale, molte parti sono fatte in cartapesta e in gomma piuma. Basta mettere del bostic da una parte per creare le superfici rotonde, adesso la mosca è rimasta dentro, però la mosca è un pochino incurvata, basta mettere un po' di bostic, lasciarla asciugare un attimo e poi piegarla. E la gomma piuma mantiene la piega che voi gli date, una cosa straordinaria. Questa no, questa è solo tagliata, solamente questo qui sono dei pezzi tagliati, non ho attaccato nulla, forse no, ho attaccato le antenne. Ecco, l'unica cosa che ho attaccato, il bostic è fenomenale, nella gomma piuma ha una presa funzionale, però anche per creare le superfici diciamo rotonde. Il cappello ad esempio che è stato creato con gomma piuma è lo stesso, l'ho fatto con questa tutto qua, niente di che poi dopo. No, però è creativo un'idea. Sì, sì, ma io sono sconvinto che voi siete da questo punto di vista. No, quello che più creativi. Questo qui, vedete? Questo qui è la gomma piuma, vedete qui, è stato dato un po' di colla bostica, quindi si è incurvato e poi con la mano mi entrava in modo che riuscivo anche a trattenere in questa maniera qua. Come bene la mosca? Sì, no. Mosca che abbiamo detto non è un animale dannoso. Però lo vediamo lontano, sono il topolino. Posso dire il topolino? Il topolino è dov'è? Qua.
Topolino l'ha costruito la Barbie. Bravo! La mosca, che abbiamo detto non è un animale nervoso, ma può essere fastidioso. Poi dopo... i rumori interni, ad esempio, li abbiamo fatti con... con il punto vero, le musiche ovviamente con lo stereo, le musiche poi non so se le avete riconosciute, un paio erano le musiche degli Aristogatti. Sì. Uno era il canone inverso, che è una musica famosa. I rumori però dentro, ad esempio, li abbiamo fatti con le bucce di cipolla, che fanno, sentite, le bucce secche di cipolla, sono molto come rumori... Naturalmente nella realtà per il lombrico è un atto molto più semplice, anche perché il lombrico mangia tre volte la sua dimensione e lo lascia, per cui per lui è un qualcosa di naturale ed è uno dei tanti animali che per il lombrico avviene proprio durante tutta la giornata, perché è un tubo digerente più immediato del nostro, però rappresenta tanti di quegli animali che a noi a volte sembrano schifosi, no, ma sono volte o viscidi, e invece sono utilissimi. Vi dicevo, oggi è l'ultima volta che siamo qui, però il compito che abbiamo preparato le altre volte rimarrà qui con voi, perché quanto tempo ci vuole per fare il compost? Quanti mesi sono passati? Uno e mezzo. Soprattutto l'agricoltore, che adesso è? Freddo. Che freddo, che quindi quei microorganismi di cui parlavamo faticano a prendere vita. Dobbiamo portare una cosa, quella roba. La compostiera. Questa è la compostiera che fa in grande quello che noi abbiamo fatto in piccolo. In piccolo. E che ancora dovrete continuare a fare voi per due volte. Cosa? Perché dovrete andare a controllarla. Mescolarla per far prendere l'ossigeno alla maestra. No, noi avevamo pattuito con le maestre all'inizio dell'anno che il compito non era delle maestre. No. Bene, adesso siete in quinta. Noi abbiamo messo questa compostiera perché adesso voi i rifiuti da adesso in poi li potete buttare qui, questa rimarrà vicino a giugno, qui in mezzo. Scherzi. Siccome di fuori è freddo, allora abbiamo pensato, la mettiamo dentro a caldo, loro tutti i giorni che arrivano portano i rifiuti, li mettono qua e poi a giugno vedono se c'è il compost. E dopo i rifiuti dentro. Si può fare in casa? No. Un compost, però anche fuori non deve fare la buffa. Perché se devi spruzzare l'acqua, girare. No, se si spruzzare l'acqua, una volta. Facciamo una volta. Come si fa a vedere se devo aggiungere l'acqua? La prova del pugno, bisogna prendere lì. Fianco? Devi prendere la scena, sì, la se c'è una gocciolata, se c'è una scena, se non c'è niente, troppo. E se c'è tutta acqua, cosa devo fare? No, altra terra. E mischiare. Esattamente quello che dovete fare voi. Se avete altri rifiuti da casa, dovete portare. Questa è la compostiera che si usa nelle famiglie, in casa. Qualcuno ha la concimaglia, qualcuno ha lo stabio,
qualcuno alla compostiera. Chi ci sta? Hai anche la compostiera? Perché nella concimaia si va col forcone. E si gira, no? Qui è un'operazione che si può fare, basta un bastone e si gira. In realtà sotto sta a contatto col terreno in modo che possano entrare anche un po' di animaletti. E gli rametti? Un po' di rametti ce li mettiamo comunque sotto. Per che motivo? Perché aiutano uno degli elementi fondamentali del compost che è l'aria, quindi acqua, aria, oltre che il cibo ovviamente, quindi le sostanze organiche che ci mettiamo. Ma gli animali quando devono fare la compostiera, sentono gli odori o cercano il cibo? Loro prendono i rifiuti e ci lasciano gli escrementi. Che sono molti. Direi che possiamo andare a vedere come procede il vostro compost. Lo portiamo dentro. Ma oggi non c'è la neve, penso che possiamo uscire. Maestra?